L'invito alla gioia è la dominante di questa domenica, come ci viene presentato nella prima e nella seconda lettura. Col Vangelo ci fa compagnia ancora Giovanni Battista, che dà delle indicazioni pratiche per una vita bella. Chi ha due tuniche ne dia una a chi è senza. Chi ha da mangiare lo condivida. Chi deve riscuotere non esiga più del necessario. E perfino ai soldati: non approfittate della vostra posizione di superiorità per via delle armi. Poi ci viene detto ancora che il popolo era in attesa del Messia e chiedeva istruzioni a Giovanni di come fare per accoglierlo bene. Vediamo quanto concreto sia il Vangelo. Per accogliere bene il Messia, dice in pratica Giovanni, dobbiamo accoglierci bene l'un l'altro. Per accogliere bene Gesù, a Natale o in qualunque momento della vita, dobbiamo accoglierci bene l'un l'altro, con umanità, sempre. Non dobbiamo fare sfoggio di superiorità sugli altri, di ricchezza o di forza, o sfruttare gli altri. Dobbiamo piuttosto vivere sobriamente e soprattutto condividere. Da quando sono in Sud Sudan mi fa sempre impressione l'indicazione che Giovanni dà ai soldati, perché anche loro aspettavano il Messia. Non maltrattate la gente, non estorcete con la forza, accontentatevi delle vostre paghe. Quello che purtroppo ho visto fare tante volte non è questo, ma l'opposto. Un po' perché la violenza alla fine gira un po' su se stessa e un po' per fame. Se la paga di un soldato basta a sfamare la famiglia per soli due giorni, come la mettiamo? C'è stato un periodo in cui a Giuba i soldati entravano nelle case a rubare la cena. Certo, questi sono problemi che vanno discussi e trovata una soluzione a livello politico, locale. Però noi non possiamo restare insensibili alle sofferenze degli altri. E le indicazioni del Battista per una attesa positiva del Messia restano indicazioni valide anche per noi oggi. Vita sobria, attenzione ai poveri, maggiore condivisione dei beni, rispetto delle persone in qualunque condizione si trovi.